Amici, 19 marzo, siamo ad Ariano Irpino, si rinnova il rito dei falò, le antiche pire cominciano a bruciare, siamo presso il piano di zona in via Cardito ad Ariano Irpino, i falò. Ecco voi. Hanno di pizzica una tarantella, hanno di pizzica una tarantella, soltanto giro giro, soltanto giro giro, soltanto giro giro della gonnella, della gonnella, della gonnella, soltanto giro giro della gonnella. Beh, sicuramente quando si parla di falò è la gioia principalmente dei bambini. Allora, chiediamo a te, ti piace il falò? Sì. Ma l'hai visto già gli altri anni? Sì. Questo è più bello degli altri anni o no? Sì. Sempre sì, come ti chiami? Aurora. Aurora. Ma chi, qualcuno di voi ha raccolto le fascine? Sì. Ha raccolto le fascine? Sì. Come ti chiami? Alessandra. Che impressione ti fa tutto questo fuoco? Penso che sia un'espressione veramente bella. Molto bella, chi è che... Allora, tu invece come ti chiami? Benedetta. Ti piace il falò? Sì. Però Benedetta mi ha detto che fa caldo, ma fa caldo? Sì. Stai bene? Sì. Ti diverti? Sì. Bene, e insieme ai bambini ci divertiamo questa sera, state con noi perché continuerete a vederne delle belle. E siamo arrivati a San Pietro con le pire e con i falò, come vedete appena acceso anche l'antico quartiere di San Pietro dà fuoco a questa pira fantastica. L'emozione della gente dei falò traspare sui visi di questi giovanissimi che ancora una volta, allora si organizza, tu sei un organizzatore del falò, insomma quanto tempo avete impiegato per raccogliere tutto questo falò? Quasi un mese. Quindi vi siete messi proprio in impegno? Sì. Quanti eravate? Eravamo una ventina quasi. Quindi giovani, meno giovani? Sì. Ma questo lo dedichiamo a zio Angelo che purtroppo è deceduto. Non c'è più. E questo vi fa ancora più onore. Sì, comunque. Sì. Questo è il primo anno, lo dedicheremo sempre a lui. Bene, centro storico, siamo in pieno centro storico, l'Arco Sant'Angelo, questo falò si rinnova di anno in anno anche grazie a Mario. Mario, ancora una volta una bella emozione. Bellissima, bellissima, io ripeto ancora una volta, è la gente che ci dà soddisfazioni e divertimento, tutto. E poi diciamo che il falò dei... Questo qua noi le abbiamo messo un nome, questo falò, è un falò dei bambini. I bambini prima di tutto? Prima di tutto, loro si divertono e noi ci divertiamo più di loro. Mario è uno dei nostri. Grazie. Allora bambini, io sono di nuovo qua, a che punto siamo? Benissimo! Allora, mi volete dire bene, non si è sentito bene, ma cosa vi fa venire in mente il falò? Il fuoco! La festa del papà! La festa del papà, e poi cosa? Beh, non lo so, il falò, non lo so! Il fuoco e il divertimento! Bella! Il divertimento insieme ai bambini! Un amoreggio mio e mi de Roma, un amoreggio mio e mi de Roma, e gara ci lo zicca, e gara ci lo zona, e gara ci lo zicca, e ci lo zona, e ci lo zona! E gara ci lo zicca, e ci lo zona, e ci lo zona.
Sant'Angelo non si può che riparlare con un grandissimo amico che è Luigi Pietrola. Luigi, ormai istituzione di questo falò, che dire? Allora, il falò è qualcosa di ancestrale, gli uomini si sono riuniti intorno al fuoco nella notte dei tempi. Noi ripetiamo questa esperienza che poi ci porta alla nostra infanzia, a San Giuseppe, i ricordi, insomma, cose belle. E veniamo qui, mangiamo, beviamo, facciamo festa. Viva la primavera! Viva la primavera! Intanto il falò è proprio simbolo di una primavera bella, speriamo che verrà. Senti, tu da writer, dall'altezza di writer, quello che sei, acclaratissimo writer, e parliamo di dialetto, io ti voglio far fare una rima sul falò, il famoso favone. Beh, chi non viene a vedere il favone è proprio un ugu. Signori, con Luigi Pietrola qui a Sant'Angelo. Il falò chiaramente, oltre a essere gaudio per i bambini, il fuoco e quant'altro, è anche un momento importante di riflessione. Abbiamo qui Don Antonio Di Stasio. Allora, queste antiche pire, si rinnova questa usanza arcana? Si rinnova e si deve rinnovare e si deve coltivare. Quindi coltivare questa antica usanza. Don Antonio, insomma, questa partecipazione dei grandi, piccini, giovani, meno giovani, è una bella cosa. Tutti insieme. La comunità cristiana è fatta da tutti, piccoli, grandi, vecchi, meno vecchi, giovani. Come noi. Sì, tutti. Come insieme, noi. Tutti insieme. Grazie Don Antonio. Abbiamo parlato poc'anzi con Mari, adesso parliamo con un altro artefice di questa parola da tanti anni. Davide, una bella esperienza, una bella emozione. Una piccola manifestazione solo per i bimbi, un falò per i bimbi, dedicato solo ai bimbi. Comunque anche a noi lascia un bel po' di emozione. Ma logico, con i panini, col vino, sì, una poi, bella emozione. E poi panini, vino, bella gente, cos'altro chiede? Sarà l'impiccato. Caciocavallo? All'impiccato, sì. Allora state con noi perché insieme a Davide ne vedremo della bella. Grazie a voi. Bene, ci siamo spostati con i famosi falò del 19 marzo qui ad Ariano Irpino e siamo al nuovo quartiere Martiri e ne parliamo così con Don Costantino. Allora Don Costantino, quanta importanza questo falò quest'anno a queste nuove case appena consegnate? Prima di tutto si rinnova e si cerca di mantenere queste belle tradizioni che i nostri padri ci hanno trasmesso della festa di San Giuseppe. Quest'anno ha un'importanza particolare qui in questo nuovo quartiere perché si sta ripopolando adesso, dopo anni, alcuni anni in cui queste famiglie sono state fuori, disperse, adesso si sono riunite di nuovo. Ma è anche un motivo per fare questa unione tra i cosiddetti martiri vecchi di una volta e i martiri nuovi. Questa sera è importante anche perché, come vedete qui, la maggior parte sono giovani che partecipano a questo momento di festa, ma anche di unione tra di loro, di passare una serata insieme diversa dalle altre. Ma ci sarà soprattutto, adesso che sarà completata anche la zona qui ricreativa con un campetto, con lo spazio per l'oratorio, riprendere qui l'attività con i giovani dell'oratorio parrocchiale e di questo rione aperto a tutti. Una bella soddisfazione anche per lei, non si può che fare meglio d'ora in avanti. In effetti, ci vogliono energie. Ci sono questi giovani che dimostrano buona volontà nell'organizzare le varie attività. Hanno dei pizzicato una tarantella, hanno dei pizzicato una tarantella, soltanto giro giro, soltanto giro giro, soltanto giro giro della gonnella, della gonnella, della gonnella, soltanto giro giro della gonnella. Ragazzi, siamo presso la stazione di Ariano, organizzazione a go-go, che dire, la qualità non è acqua. Alessandro, ancora una volta la stazione fa la differenza il 19 marzo con i falò. Troppi complimenti. È la verità. No, siamo contenti perché a parte che quest'anno cala proprio di domenica, quindi è occasione propizia anche per migliorare alcuni aspetti che magari negli altri anni diciamo un po' tralasciato. Però è bello perché non muoiono le tradizioni e si ritorna nel sociale ma a contatto fisico, no, dietro un computer a scrivere.
La cosa bella è vedere appunto tutta questa gente, non solo di Ariano ma anche da paesi limitrofi, perché noi abbiamo cercato un po' di prendere anche oltre i confini di Ariano, e questo è importante perché non muoiono le tradizioni così. È diventato un punto importante, un momento importante nell'anno. Senti, però chiaramente grazie alla Proloco nuovamente. Grazie alla Proloco nuovamente, ma dietro alla Proloco nuovamente ci sono tantissimi ragazzi, giovani, persone che veramente si dedicano gratuitamente, proprio perché ci è stato inculcato anche dai nostri genitori, da persone che hanno prima di noi hanno fatto questo tipo di iniziative, e quindi grazie a loro inculcare questo tipo di iniziative siamo riusciti a portare avanti un certo discorso, perché non è semplice, sembra semplice, ma organizzare un palò di questo livello ci vuole tantissima organizzazione. Riteniamo che sia faticosissimo. Quanti siete in tutto? Non l'abbiamo mai detto, diciamolo. Ma noi come gruppo, quando siamo bene tutti insieme arriviamo anche oltre 40 persone. Poi vabbè, è normale che poi nelle stanze segrete dove ci vediamo per l'organizzazione, poi siamo quelle 10-15 persone che cercano un po' di attirare anche quelle persone che magari, perché dove si lavora è normale, gratuitamente, ci si può anche un po', diciamo, il naso fare un po'... No, però che diciamo gratuitamente potrebbe anche portare a stare un po' al di fuori di questo aspetto. Invece, diciamo, lavoriamo anche sul fatto che stare bene insieme non significa poi magari attingere a qualcosa di economico, è proprio perché viene da dentro, deve uscire proprio questa cosa di non far morire la tradizione, come dicevo prima. Bene amici miei, intanto ringraziamo Alessandro e chiaramente Proloco nuovamente. Se volete vedere le cose che funzionano, venite da Ariano Irpino, non solo il 19 marzo con Proloco nuovamente. Grazie, ciao. Bene, siamo in chiusura questo 19 marzo, il Falò, la festa del papà, e la chiudiamo sempre allo stesso modo perché ci piace farlo così e piace anche a voi. Siamo presso il santuario di Valleluogo e siamo con il presidente dell'associazione Amici di Valleluogo, Luciano Giorgione. Allora Luciano, ancora una volta questo evento si rinnova con grande successo. Sì, una bella serata, per fortuna non ventosa, calda, quindi è stato davvero piacevole stare insieme agli amici e le tante persone che sono venute a trovarci. Quindi questa è una delle tante cose che si sta facendo qui con gli amici di Valleluogo, ma ci sono tante altre cose in itinere, fra un po' arriva Pasqua, quindi... Sì, abbiamo tante iniziative, infatti il Falò l'abbiamo praticamente organizzato in 15 giorni, perché stiamo portando avanti appunto varie iniziative, tra cui stiamo facendo fare delle bacheche da mettere in tutta la zona, abbiamo raccolto delle offerte per aggiustare la cappellina, restaurare la cappellina della Quercia e per aggiustare la campana del santuario che era rotta, oltre alle tante altre iniziative che stiamo portando avanti che poi scoprirete in seguito. Strada facendo scopriremo, quindi le cose funzionano anche qui ad Ariano Irpino, santuario di Valleluogo. Noi vi salutiamo con questo brindisi, che possa essere qualcosa, un inizio di qualcosa di bello e importante per la primavera in arrivo.